Tra poco più di 2 settimane davanti al Gruppo Monia De Francesco si terrà l'udienza preliminare per l'operazione terzo livello sul comitato d'affari smantellato lo scorso agosto alla Procura e dalla DIA. 19 gli imputati che dovranno comparire il prossimo 29 ottobre, a cominciare dall'ex presidente del Consiglio Comunale Emilia Barrile, che è ancora ristretta ai domiciliari, l'imprenditore Sergio Bommarito, i manager Leonardo Termini e Daniele De Almagro, l'ex dirigente comunale di Milazzo Francesco Clemente, il costruttore mamertino Vincenzo Bergolizzi, insieme alle figlie Teresa, Stefania e Sonia. Indagati anche Angelo Giuseppe Perniconi, già coinvolti nell'inchiesta Matassa, Michele Adige, Marco Ardizzone, Leo Cordaro, Angela Costa, Toni Fiorino, Giovanni Luciano, Vincenza Merlino e Carmelo Puglia. 5 invece le parti offese che potrebbero chiedere di costituirsi parte civile. Secondo le indagini condotte dalla DIA, la Barrile sarebbe intervenuta con metodicità presso i competenti uffici comunali o le aziende partecipate perché alcune istanze avanzate da imprenditori venissero portate a buon fine, finalizzando tale condotta ad acquisire consenso anche in prospettiva elettorale.